Da quasi 100 anni la Walt Disney Company ci delizia, o ci disturba come preferite, con le sue opere. Cartoni, film, fumetti, parchi, televisione, musica, insomma, è ovunque. Che sia troppo o troppo poco è solo un'opinione. Ma è innegabile che in tutti questi anni la Disney sia stata anche caratterizzata da numerosi primati. Ed oggi siamo qui giusto per parlare di questi primati, per elencarne una decina fra i più iconici, memorabili, importanti e qualche altro aggettivo ridondante, primati della storia Disney. Oh, e per primati intendo scimmie. Perché che pensavate? Al decimo posto abbiamo tutte le scimmie dei Disney Nature. Ok, forse sto barando mettendo svariate scimmie nella stessa posizione, ma si può veramente barare quando non ci sono regole? Io non ho imposto regole per questa top 10, voi non avete imposto regole per questa top 10, quindi le scimmie dei Disney Nature sono al decimo posto, punto. I Disney Nature sono una serie di film documentari sul mondo dei, tenetevi forte, la natura! E oltre a svariati film su leoni, orsi, pinguini, fenicotteri, ne spiccano un paio particolari, quali Chimpanzé e Monkey Kingdom, rispettivamente sugli scimpanzé e sui macachi dal berretto. Ora, essendo Disney questi film più che veri e propri documentari, sono storie costruite artificialmente sulle immagini proposte, con una narrazione che si sviluppa secondo le immagini e i comportamenti degli animali. Così abbiamo la storia di un piccolo scimpanzé che si ritrova solo e viene adottato da altri suoi simili e la storia di un gruppo di scimmie alla ricerca di una nuova casa. In quanto vere scimmie si meritano senz'altro un posto in questa classifica. Parlando di vere scimmie, lui non lo è. Ma è ossessionato dalle scimmie, ha fattezze da scimmia e quindi diamo il benvenuto a Monkey Fist nel nono posto della nostra classifica dei primati. Trattasi di uno degli antagonisti principali della serie Kim Possible. È la nemesi principale di Ron, il quale è il comprimario della protagonista è ossessionato dalle scimmie. È un archeologo, un avventuriero, un nobile, un esperto in oggetti, artefatti mistici e magici, è abile, subdolo, e in questa classifica proprio grazie alla sua passione per questi adorabili animali e grazie naturalmente anche al mistico potere della scimmia. E ora andiamo al cinema, e dalla Disney passiamo alla Pixar. E cosa viene in mente pensando alla Pixar? Toy Story, naturalmente. E qual è il personaggio più memorabile di tutta l'intera saga di Toy Story? Se avete risposto il barile di scimmie, seriamente. Ok, che questa classifica parla di primati, ma seriamente ritenete il barile di scimmie più memorabile degli altri personaggi della serie come Mike, o questo squalo, o questo tizio che si chiama Joe? Certo. Le scimmie hanno scene nel primo film dove cercano di rendersi utile a salvare Buzz, o nel terzo dove esplodono scatenando un'inondazione infinita di scimmie. Insomma, un sogno. Certo, il barile di scimmie è memorabile e ha anche un piccolo negozio a tema Disneyland Paris che è aperto tipo mai, quindi buona fortuna ad entrarci. Ma anche in questo caso non sono sole nel loro posto in classifica, perché accanto al barile di scimmie, Toy Story ci presenta un'altra scimmia altrettanto memorabile. La terrificante scimmia di Toy Story 3 è in grado di terrorizzare tutti, da grandi a piccini, con il suo sguardo indiscreto, insistente, fisso, senza anima, che ci osserva e ci scruta, ci osserva e ci scruta, ci osserva e ci scruta, ci osserva e ci scruta. Anche lei era memorabile. Proseguendo oltre, arriviamo al dottor Frankenolli. Ok, sappiamo tutti chi è, quindi andiamo avanti. No? Ah, normale, dato che Topolino e il cervello in fuga è letteralmente introvabile. Certo, se avete visto In viaggio con Pippo al cinema, potreste ricordarvi di aver visto questo corto prima del film. O se avete posseduto, durante quegli indimenticabili anni 90, la videocassetta I capolavori di Topolino, potreste ricordarvelo. In caso contrario, ogni tanto su YouTube salta fuori una coppia di qualità più o meno discutibile.
ma non si sa mai che faccia un'apparizione a sorpresa su Disney Plus. Nel caso dategli un'occhiata perché è un corto notevole e di ottima fattura. Ma non parliamo del corto, parliamo del dottor Frankenolli, che sebbene compaia solo per pochi secondi prima di fare una fine ingloriosa, è grazie a lui se Topolino si ritrova con il cervello nel corpo di costui, un tal Lucius, e viceversa. Frankenolli è un riferimento a due storici animatori della Disney, Frank Thomas e Only Johnston, ed è uno scienziato pazzo, ed è una scimmia. Nel corto, come detto, il personaggio fa una brutta fine, ma non fu l'ultima volta che la Disney utilizzò il personaggio. Esiste una serie di action figure che rappresentano personaggi Disney in veste di robottoni, e il nostro scimmianziato è colui ad averli creati, secondo la storia di questi... di questi cosi. Continuiamo a parlare di corti. Ma dato che non a tutti va genio Topolino perché è tutto perfettino e bla bla bla, parliamo di un personaggio più simpatico, più adorabile, più irritabile e sfortunato, Paperino, che in uno dei suoi corti più memorabili ha a che fare con il terribile Aiace, il gorilla feroce. Certo, la Disney ci ha donato altri gorilla, come il grande Joe, Bongo in chi ha incastrato Roger Rabbit, quel gorilla in Dumbo e... Beh, immagino che questo pallone conti, così come contano le scimmie che son 100 e son bianche. Ma nessuno di loro ha il carisma di Aiace, nessuno di loro ha la forza di Aiace, nessuno di loro ha la ferocia di Aiace. Aiace, sei stato nei nostri schermi solo per pochi minuti, ma resterai nei nostri cuori per sempre. Ora torniamo ai film, e in una classifica sui primati non si può non parlare di Tarzan, che ci offre tante scelte memorabili per questa classifica, a partire dal protagonista, ma abbiamo già un umano scimmia in questa classifica, quindi via! Parliamo allora dei gorilla, di Kala, Kerchak, Terk, ma abbiamo appena parlato di un gorilla, quindi via! Per fortuna Tarzan ci offre la possibilità di parlare di una specie di scimmia di cui ancora non abbiamo avuto a che fare in questa classifica. I babbuini! Tutto il loro gruppo si merita un posto nella classifica, dal piccolo tenero cucciolo di scimmia che viene ingiustamente maltrattato da Jane. Certo Jane, ora che hai assaggiato lo scimmismo sono sicuro che non agiresti allo stesso modo avendo a che fare con una scimmia, eh? Dicevo, dal piccolo babbuino al terrificante gruppo di aggressivi e protettivi babbuini che inseguono la già citata ex odiatrice di scimmie. E hey, a fine film tornano ad aiutare gli eroi nel momento del bisogno, perché i babbuini sanno porgere l'altra guancia. Peccato solo che non esistono, perché questo è un babbuino, questo è un mandrillo, questo è qualcosa. La scienza ci sorprende sempre. Ora, visto che abbiamo parlato di corti, di film, di televisione, parliamo di parchi e spostiamoci fino a Hong Kong, dove troviamo un'attrazione esclusiva alla Disneyland locale, la versione giapponese della tipica casa dei fantasmi. Se in molti parchi abbiamo la Haunted Mansion e a Parigi abbiamo il Phantom Manor, il concetto di spiriti, fantasmi e oltretomba in Giappone è fondamentalmente diverso da quello che abbiamo in Occidente. Quindi, invece che una casa di fantasmi, troviamo una mistica casa piena di oggetti, tesori e artefatti raccolti dal proprietario Henry Mystic, una parte della Società degli Esploratori Avventurieri che fa parte del tema di molte attrazioni del parco. Uno dei suoi, diciamo, tesori, o più che altro, diciamo, un amico salvato durante le sue avventure, è Albert, la scimmia che fa parte del quarto posto di questa classifica e che è il personaggio principale dell'attrazione. Entrando nella mistica magione, troveremo Henry, Albert e una misteriosa scatola musicale che verrà prontamente aperta dalla scimmia, scatenando il caos e dando vita a tutti gli oggetti presenti nella casa. Durante il percorso, Albert sarà giocoso, sarà ridarolo, sarà in pericolo, sarà terrorizzato, sarà adorabile. L'attrazione in sé è un capolavoro, e per quanto andare a Hong Kong non sia alla portata di tutti,
È qualcosa che si può sperimentare senza costi su YouTube. E una volta vista vi renderete conto di come il piccolo Albert e la sua Mystic Manor si meritano questo posto perfettamente. Ora, so cosa state pensando. Ma chi è tutta questa gente? Ma chi sono tutti questi personaggi? Ma chi se li macaca? Beh, non penso che ci saranno sorprese particolari su chi è nei primi tre posti della classifica. Al terzo posto abbiamo Abu da Aladdin, che è solo al terzo posto perché a differenza degli altri due non ha il dono della parola. Ok, dice due o tre parole, ma non è proprio parlare quanto fare dei versi a caso che ricordano il linguaggio umano. Nonostante tutto, Abu è un compagno fedele che certo quasi causa la morte del suo altrettanto fedele compagno a causa della sua avidità, ma è furbo, è scaltro e sa vestirsi con stile. Ma alt, fermi tutti! Abu viene trasformato in elefante per gran parte del film? Abu è quindi squalificato dalla classifica perché questa non è una top 10 sui pachidermi, che immagino sarebbe composta da quelli di questo film, i poliziotti di Zootropolis, Magamago, gli Efelanti, Elmer, il colonnello Ati, Bing Bong, Tantor, Dumbo e appunto Abu che... Aspettate, Abu non è affatto un elefante ma una scimmia! Abu è squalificato dalla classifica dei pachidermi. Tornatene dai primati. Al secondo posto abbiamo costui. Non lo riconoscete? Oh sì, giusto, nel seguito non c'era a causa di alcuni intoppi legali, ma su via, non riconoscete il suo stile folle, scatenato, la sua pelliccia arancione? È il solo ed unico Re Luigi. È un personaggio originale, non presente nei romanzi di Kipling in quanto le scimmie da lui descritte non hanno capi o sovrani, e torna anche nel remake live action, sotto forma però di gigantopiteco, grossa scimmia, ed è doppiato da Christopher Walken, e per qualche ragione si mette a cantare nonostante il film fino ad allora non abbia dato alcun segno di voler essere un musical. Ma ehi, se Christopher Walken si mette a cantare, vuoi davvero rischiare di interromperlo? Voglio dire, sappiamo cosa è in grado di fare. Ad ogni modo, questo secondo posto spetta al colorato, scatenato, indimenticabile Re Luigi dal classico originale. Con una canzone che ancora oggi si canticchia, un intero esercito di scimmie al suo servizio e delle spettacolari rovine come Tana. Re Luigi non ha nulla da invidiare alle altre scimmie che lo precedono in questa classifica. E al primo posto nella classifica dei primati Disney troviamo... i lemuri di dinosauri! No, ok, quel film va bruciato. Ok, su via, con una foto profilo del genere, con un nome del genere, vi aspettavate qualcun altro se non Rafiki? Il più saggio mandrillo delle terre del branco? Senza di lui, Simba sarebbe riuscito a parlare con Mufasa? Senza di lui, Simba sarebbe tornato a riprendersi il trono? Senza di lui, oggi diremmo Asante Sana Coco Banana a tutti i passanti che troviamo per strada? È una cosa che la gente fa questa, vero? No! Ok. Rafiki è una scimmia saggia, adorabile e potente e amichevole. Non per niente il suo nome Swahili significa amico. Per quanto abile con le parole, non disdegna di usare il suo bastone per spaccare il culo ai nemici. Non c'è nessuno che più di lui meriti il primo posto in questa classifica dei primati Disney. E voi cosa pensate? C'è qualche scimmia che è stata ingiustamente lasciata fuori da questa classifica? O c'è qualche scimmia che poteva essere lasciata fuori? Chissà. Forse... tutta questa classifica non era necessaria, ma ormai è passata. E dal passato si può scappare o imparare qualcosa.